Buongiorno, buon 2 gennaio, quindi buon martedì. Cominciamo questo nuovo vlog dopo le feste. Io sono messa che cucino da stamattina, ho pulito quasi tutta casa, dovrei soltanto fare i pavimenti, che non so se faccio domani, perché oggi ho fatto tutta la polvere e altro. E, ripeto, tante cose, condimenti e cose varie, passati di zucca, passato di cavolfiore, zucchine grigliate. Qua stiamo preparando il macco di fave secche, così abbiamo il frigo pronto pieno pieno di verdure. Nessuna scusa, adesso mi stavo prendendo nella mia nuova tazzina un caffè al ginseng. Riprovo per l'ennesima volta il tic, non mi piace proprio nel caffè normale, magari in questo per evitare tanto un po' lo zucchero. Dovrei evitare tantissime cose, ma mi metto una goccia di questo. Vediamo, se non ci basta. Vediamo che stentore dà a questo caffè al ginseng. Comunque sentiamo qua il rumore di tutto quello che si sta preparando. E io vi auguro una buona giornata. Nel frattempo dovrei scendere più tardi un pochino, cioè più tardi dopo le 3. Volevo anche un po' riposare, ma mi sa che non ce la faccio. Che bellezza di giornata che abbiamo per ora. Eh sì. Sole splendente, sono le 3 di pomeriggio e si sta benissimo fuori. Mi sto prendendo 5 minuti proprio di ristoro. Comunque, non sta facendo per niente freddo in questi giorni, niente inverno. Pane pronto, non lo facevo da un po'. Pronto il mio, wow, pane integrale. Wow, che bella pagnottella! Che bella pagnottella! Ora la usciamo. Sono le 11. Ogni volta, se non è sera, non la... Perché lo metto? Sto guardando le nuove puntate del Berlino, la serie di no, la Casa di Carta, diciamo, gli stessi personaggi con una nuova serie. E sforno il pane e mi vado a coricare. Perché ora voglio riprendere i ritmi un pochino normali e non andare a coricarmi alle 2, metto la lavastoviglie perché aspettavo che finiva la macchina del pane e buonanotte. Non posso andare a letto se non assaggio un pezzetto bollente. Il sapore è buonissimo. La forma è venuta un po' così, anche un po' bianchino, ma sotto è bello cotto. Devo farlo dolce con la marmellata dentro, gli stessi ingredienti più la marmellata. Assolutamente non ci ho pensato, poi finisce questo lo faccio. Però quello dolce servirà solo per la colazione. Questo poi lo affetto, lo tosto perché altrimenti poi è troppo mollicoso. Questa volta veramente buonanotte. Buongiorno, buon mercoledì. Mi sono svegliata con una fame, ma con una fame. Mamma mia. Col pensiero. Il mio panuzzo che è stato un po' duretto, devo dire. Cioè, nel senso, va benissimo così. Vedete, poi l'ho tagliato a fettine perché lo taglio a fettine fine, sottili. Altrimenti poi è troppo mollica. Poi è buonissimo. Secondo me ho messo la farina di rimacino insieme all'integrale, quindi è venuto un po' più asciuttino. Non lo so. Comunque, ve lo mangio con la marmellata. Confettura, scusate, prugne, mele e spezie di Eurospin, è dolcissima, non è proprio dietetica, ma è buona però di sapore. E con questa ci voglio fare poi il pane. Ora, io pensando, questo pane, lo dico sempre, dovrei solo impastarlo nell'impastatrice barra nel bimby. E poi le forme lo faccio lievitare a parte, le forme le faccio io, faccio magari qualcosa di più sottile. Invece di fare questo bauletto molto doppio e rischia di essere poi che non si consuma tutto. Invece quello piccolo, sono un po' senza voce, quello piccolo io lo posso surgelare. Intanto buona colazione a tutti e buona giornata. Io mi preparo per il resto della giornata. Riprese molto casalinghe, sempre tipo posizioni stranissime e la voce non si sente perché io già parlo piano.
Però siccome devo svuotare due buste, ho detto le faccio insieme alle ragazze, che non faccio da tanto svuota la spesa. Così, non perché non abbia fatto la spesa, perché non ho avuto tempo di svuotare la spesa. Cioè la svuoto e la infilo nel frigo. Beh, comunque, bando alle ciance, tutto Conad oggi. Conad. Sapete che adoro i legumi della Conad perché sono buonissimi, sciacquati e cotti con un po' d'acqua e un po' di aromi. Sono la fine del mondo. Quindi, cannellini. Due borlotti, due e due ceci. E io tengo la scorta perché sono a 65, mi sembra da fare ancora scorta. E tanto la scadenza è oggi è giovedì, buongiorno. La scadenza credo sia lontana. Naturalmente la metto nera su verde, non si vede, però penso sia lontana. Stasera trippa per mio marito. Poi ho preso questa pasta, ne ho preso solo una perché la voglia di un'offerta a 99, comunque mi sono riempita, mi pare, di rummo. Non mi ricordo se ho preso la rummo, penso di sì. Quindi ne ho preso solo una perché invece ho sformato questo gran fusillone, invece un sacco. Quindi ho preso solo questo. Poi ho preso un po' di bacon, sempre di mio marito. Poi parmigiano, c'era parmigiano reggiano, c'era anche il grana in offerta. Parmigiano era 2,50. Ho detto, guardi, mi ha dato un pezzo di mollica, cioè senza la crosta, perché comunque si spezzava tutto, e va bene, 6 euro. Cioè, dico, attenzione a mangiarcelo un pochino. La carta igienica, anche questa era sempre 1,99, adesso è 2,60. Non so che non mi vedete. Poi avevo voglia di scarola, e me la pulisco tutta, faccio la pasta, forse oggi, forse domani, vediamo. Non riesco a farla, poi ho preso gli yogurt, questi non ci piacciono, pera, dell'Activia, per cereali, ho preso un po' di carne, pollo, tacchino, carne, perché in questo Conad dove vado io, la fanno, la battono sottile, 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 viene buonissima, cioè almeno a me piace così sottile, quindi. E poi ho trovato una chicca, che ho detto vabbè, proviamola, tanto per rimanere a dieta. Oh, vabbè, è tanto per avere un diversivo mattina. È crema al cioccolato bianco. Sapete che io non mangio nocciole e roba vario, quindi questa è solo cioccolato bianco. Vediamo com'è. Anche questa è costata 5 euro, ma anche quelle al cocco che prendo io costano 4,99 come queste. Vado a riporre tutto e ci vediamo. Nuovo metodo di impacchettamento e congelamento. Sì, non sarà nuovo per molti di voi, ma io ancora ero rimasta ad altri metodi. Niente sacchettino perché così non si brucia. Pollo, 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 tacchino. Ora devo distinguere qual è il pollo. Il pollo è questo bello ciccione, che sono due per mio marito, e questo è tutto tacchino. E lo andiamo a conservare. Buon venerdì. Stiamo di nuovo tutti male. Io un poco meno, mio marito tanto. Mi preparo che scendo a fare delle commissioni. Oggi è anche la vigilia dell'Epifania, che dovevamo festeggiare, ma saremo a casa. Vabbè, speriamo che passi presto, perché veramente non se ne può più. L'influenza sta avviando tutta l'Italia. Tutta, tutta, tutta. Ma poi è brutta perché io non parlo, al momento ho solo la tosse. Cioè, mi ha metto la febbre alta. E per gli uomini la febbre alta è proprio. Si deve essere dentro il cestino che mi sto un pochino truccando. Cioè, poverino, pensavo passasse in. La febbre durasse un giorno, invece è da ieri. Vediamo. Dicono che dura poco la febbre alta. Va bene, sì. Vi devo dire, finisco di prepararmi, poi magari vi faccio vedere il risultato, però faccio una cosa leggera perché tanto non manco voglia. E fu così che da quel famoso venerdì, dove mi stavo truccando per uscire, perché poi sono uscita, ma sono tornata a casa con la febbre. Ciao amiche, amici, questo vlog che non è terminato si conclude qui perché siamo a lunedì, quindi poi ne cominciamo un altro. Sono stata con la febbre tutto il fine settimana, febbre altissima, c'ho i dolori in tutto il corpo, questa influenza è
pestifera, micidiale, peggio del Covid, devo dire, per come l'ho avuto io. Siamo tutti ancora, io e mio marito, con la tosse, con i dolori, con l'antibiotico, con tutto quello che possiamo prenderci, l'aerosol e tutto il resto. Per questo non ho più poi registrato. Ma stasera vi caricherò questo vlog, misero, povero e malaticcio. Il convento però offre questo. Va bene, alla prossima. Un bacio e buona settimana a tutte comunque. Ah, grazie alle nuove iscritte. E grazie sempre alle vecchie che sono qui, a sostenermi. Ciao.